No, no, alzo la voce. Buonasera a tutti, direttina, dobbiamo sbarbarci. Questa luce un pochettino tetra mi piace. Il mio mondo, ragazzi. Non mi nascondo che prima di andare in diretta sono stato al telefono con un disgraziato, ma sono stato 3 minuti ora ad annusarmi. Che la scimmia, i prodottini. Troppo. È una brutta bestia la scimmia. Alessandro. Aldo Calandrino, carissimo, buonasera a tutti ragazzi. Accendo la luce, Salvatore Turiddu. Buonasera, buonasera ragazzuoli, buonasera. Valentina Pavani, baciuzzi a te, a Lollo, ai piccoli. Daniele Zac, buonasera a tutti. Angelo Montagna, buonasera. Ragazzi, dobbiamo sbarbarci. Questa sera prodottino nuovo da testare. Visto il regalo che mi ha fatto il mio amichetto, che io ragazzi rimango sempre basito perché non, certe volte mi arrivano cose a casa perché avete proprio il piacere di farmi provare dei prodotti e rimango spiazzato, credetemi, perché certe volte non so come comportarmi dei regali che mi fate. Io vi ringrazio sempre per l'affetto. Ciao, oggi bello fresco, sì, Alessandro, spero che al più presto ti arrivi il rasoio che ti sei preso un gioiello. Spero che ti possa piacere. Ciao Giuseppe, sei un grande, ragazzi. No, sono uno come voi, ragazzi, che si diverte, credete. Marcuzzo, ragozzino, io vi ringrazio per l'affetto dei messaggi che mi fate. Credetemi, certe volte non vi nascondo che mi sembra peccato chiudere la connessione dati, ma veramente nei messaggi siete tanti e non riesco certe volte a gestirli. Capitemi, certe volte, sai, esci con la moglie e magari ti trovi col telefonino, accendo la connessione dati, ragazzi, è un continuo tin 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 vedo mia moglie che si trasforma in T-Rex. Però per me è bellissimo. Alessandro Zito, ciao Diego. Ragazzuoli, allora, prodottino che andiamo a provare questa sera. Visto che sta incominciando a fare caldo, perlomeno dice che qua ci sarà un'altra settimana, barra 1, 2. Che farà un pochettino di caldo un'altra volta di quello devastante. Io ci incomincio a prevenirmi. Stasera proviamo Stirling. Ciao Pierpaolo. Ghiacciato. Maledetti cagnolini. Non è vero, li adoro, però quando abbaiono. Menta, ragazzi, menta. Pennello che andiamo a provare, Sagrata Famiglia, Baiacchi. Gli vado a mettere un pochettino di acqua e lo monto direttamente qua. Barbetta di 2 giorni. Alderon, carissimo. Michele Lapi, quella. Vivo sei. Ogni volta è un piacere vedere i tuoi video. Ci regali. Ci regali, ragazzi. Mi siete in tante ore i messaggi. Compagnia e competenze. Io vi ringrazio. Grazie, grazie. Grazie, Daniele. Ciao. Ciao Peppino, noi ci siamo sentiti prima, ciao collega. Auguri a tuo figlio, grazie. Io ragazzi, giù c'ho il compleanno di mio figlio, però la barba me la faccio, perché è giusto che sia così. Perché se tutto questo qua che c'è, questo mio divertimento, questo nostro condividere, esiste anche grazie a voi. Quindi finisco la sbarbata e continuo la serata. Show must go on. Carico. Ci siamo? Pennellao. Gli metto un altro po' di acqua, ne voglio un po' di. Non so come monta, quindi no, no, non so la porzione che devo prendere. Io carico. Ok, sciacquo e chiudo. Io spero che sia tutto a posto, che state passando delle belle vacanze. Io, se tutto va bene, domani finalmente vado in vacanza, che tocca pure a me, e quindi. Cercherò di rilassarmi, promesso che le dirette non mancheranno, anche se sono un po' più lento di dirette, ma non riesco a fare. Ciao Massimuccio, cercherò di essere il più presente possibile. Mi bagno la faccia. Beato tu, mamma, che devo fare? Ha 2 anni che non ci vado. Domani cerco di farmi. Una settimanina come Dio comanda. Sagrata Famiglia, caricato. Bob l'aggiusta tutto. Ovviamente, ragazzi, qua si
si parla di Stirling, quindi di prodotti americani di un certo livello, diciamo i prodotti quasi introvabili. Ho avuto oggi dei prodotti, ragazzi, omaggiati, di cui delle aziende non ne fanno più, ma credetemi, ne ho annusato uno. Prima che sparisci, vediamo, te lo posso assicurare, Marco. Domani io dovrei essere, ma tu domani non ci sei. Vediamo se dopodomani, se tu sei in zona, ci facciamo un caffè, un pranzo assieme a mezzogiorno. Qualche cosa ce la inventiamo, dai, prima che parti. Che saresti l'unica persona che sei sceso e non ti vedo, perché bene o male i ragazzi li ho conosciuti tutti. Mi fa piacere, ragazzi, conoscervi tutti. È un piacere. Oltretutto, la cosa bella, credetemi, che tutte le persone che ho conosciuto del gruppo non c'è quell'impatto di essere strani. C'è una complicità come se vi conoscessi da una vita. E secondo me questa è la parola gruppo The Barber Sicilia. Come al solito un abbraccio da Damiano da Termini Imerese. Grande Damiano. Ragazzi, ho l'esplosione del ghiaccio in faccia con una profumazione particolare all'americana. Sicuramente ci saranno in sottofondo 12 milioni e mezzo. Ciao Erika, ciao Vincenzo. Grande Vincenzo. Ragazzi, fa fotografie di pane incredibile. Quando vengo a trovare a mio fratellone Francesco Marrapodi, mi devo venire a mangiare il tuo pane. Ragazzi, ghiaccio in faccia. Io penso che qua all'americana i cristalli sono buttati a tonnellate. Mi possono estirpare i denti praticamente, credetemi. Pennello Yagi Tuxedo, che monta pure il cemento. Abbiamo fatto il test, se vi ricordate. Pennelli che veramente fanno la differenza. Matteo Ingrassia, carissimo, vicino di casa. Ti devo infognare in questo mondo, non so come ti sbardi, ma ti infognerò pure a te. Che 5.000 già ce l'ho fatta, che è un paese di tonsori. E questa è una magia. La barba così, ragazzi, è magia. E tutti quelli che stanno provando questo mondo rimangono folgorati. Quale pennello Yaki mi consiglieresti? Incomincio con questo, è Sagrada Famiglia, piccolino, chubby, eccezionale. Monta l'impossibile, piccolino, adatto per i montaggi in faccia. Se vuoi qualcosa di più grosso, ti pigli lo Space. Questo pennello è equiparabile al tasso, sono due cose completamente diverse. Il tasso, senti che veramente sono delle fibre animali, ha una specifica il tasso, tende a prendersi la schiuma dal pennello, a me sta cosa non mi piace. Ovviamente questo è un sintetico, lo senti che è un sintetico, il tasso è più elegante, in faccia senti il pelo come se fosse una pelliccia, sono due mondi completamente diversi. Però non vi nascondo che con tutto che io non amo il tasso perché io adoro il maialazzo, ci sono serate che in base per come mi sento la faccia preferisco il tasso, magari un Manchurian che è più duro, ha più backbone, certe sere che magari adoro di più il Silverty perché mi sento la pelle un pochettino irritata, allora ho bisogno di qualcosa di delicato. Poi ragazzi va a scimmia, perché là tutto è scimmia, perché ci potremmo fare noi la barba con un solo pennello. Una crema da barba e ti fai un anno di barbe, ma purtroppo la scimmia non è una scimmia, è un orangutan. E questo è il problema. Quindi è un problema. Ragazzi, monta in una maniera mostruosa. Non so se si vede, però è pauroso. Esatto. Il maialazzo, ragazzi, io lo adoro. Quella, il cognatin. Ciao Gioacchino, buonasera a tutti. Allora ragazzi, mi sistemi per file, perché come vi dico sempre, io dove vedo schiuma poi taglio, o perlomeno rado. Che vado a sistemarmi. Allora, le sensazioni di questa crema. Ovviamente ragazzi, stiamo parlando di Stirling, quindi fascia alta.
di prodotti all'americana, Sganaway, molto alta. Ho la faccia completamente atrofizzata. Atrofizzata, ragazzi. Ghiaccio puro, proprio ghiaccio puro. Ciao Bruno, grande, un saluto alla moglie. Ghiaccio, ragazzi, ho la pelle che è un ghiaccio, cioè praticamente mi si è abbassata la temperatura corporea, giuro. Rasoietto che andiamo a provare questa sera. Che ve lo dico a fa. Ciao Leo! Filato fresco fresco. E me la godo. Io oggi ho provato a fare delle prove pelo. Ha una dolcezza di taglio incredibile. Perché vi dico sempre, con la nuova giapponese ho alzato lo step mio. Sei un professore prossimamente di Master Barber. Ma lo sai che c'è stato un discorso. Ragazzi, ci saranno delle novità, perché ho avuto delle telefonate di persone che manco pensavo potessero darmi confidenze. Invece stanno incominciando a muoversi delle cose molto importanti, perché questo mondo sta andando avanti. Grazie a me e a tutte le persone, colleghi, che facciamo questo, o perlomeno che proponiamo questa passione del mondo della rasatura. Quindi settembre piglia tutto, si dice, vediamo quello che nasce. Ma ci saranno delle grandissime novità, sia a livello nel gruppo, sia a livello anche un pochettino più grande del gruppo, molto più grande del gruppo. Ne vedremo delle belle se le cose vanno come Dio comanda. Quindi diciamo che il gruppo noi diventeremo un pochettino più conosciuti, perché cercherò, nel momento in cui si aprono gli orizzonti per come mi stanno proponendo, che tutti noi, il gruppo, deve diventare i nomi di tutti importanti per quando saremo messi in onda a livelli un pochettino più regionali, nazionali, diciamo così, non aggiungo altro. Vado. Momento, ragazzi, purtroppo sono abituato a fare fatti e non chiacchiere, perciò io ho anticipato sta cosa perché tu sei un disgraziato e diciamo l'hai sparata lì, però diciamo che ci hai preso, ma fidati, ovviamente, ragazzi, credetemi, cose che non mi aspettavo, ma completamente. Perché lo sapete, il tutto è nato come un gioco, come un gioco, per me è un gioco, però è una camisori, una pietra che ha preso un amico mio, una bellissima pietra di finitura che costa un pacco di soldi, che onestamente, ragazzi, è tanta roba, tanta tanta roba, troppo a differenza con la giapponesina che avevo di 600 euro, non c'entrava niente. Diciamo lo step si è alzato, ho acquisito sia tagliente che dolcezza di taglio. Porca miseria che sound, il rasoio è strepitoso, ragazzi. Ma tutti i rasoi che sto affilando con questa pietra. Allora, vi dico una cosa, a prescindere dalla pietra che costa un botto di soldi, che potrebbe, essendo una pietra in aria, si potrebbe pigliare pure una fuffa in una pietra, diciamo, perché essendo una pietra naturale può anche non risultarti perfetta. Col tempo, imparando ad affilare, riesci a sfruttare, e conoscendo le pietre, incominci a sfruttare al massimo la pietra che tu hai. Quindi, essendo che tu pian piano diventi sempre più bravo ad affilare, a conoscere le pietre,
anche la pietra che tu avevi messo di lato, riesci a rivalutarla e a sfruttarla al massimo. Io non vi nascondo che l'altro giorno per gioco ho affilato una pietra su una belga gialla che mi sembrava una pietruzza così. Vi posso assicurare che tagliava il rasoio in maniera strepitosa. Ed è una pietra che si trova con 200 euro, una bella belga vintage, si trova. E invece per me era una pietra, sì, però è una belga di qua. Invece, ragazzi, che vi devo dire? Che ha affilato come Dio comanda sulla belga, con le pressioni giuste, mettendo in vuoto il rasoio, ti regala fili dolcissimi. Ovviamente, nel momento in cui, con la stessa padronanza, diciamo, di manualità che riesci ad acquisire col tempo su una belga gialla, ti muovi su una pietra di un certo livello, il tutto cambia. Allora, per farvi capire, sensazione che sto provando in questo momento, faccia completamente atrofizzata, e vi dico atrofizzata, proprio ghiaccio puro, ragazzi, ghiaccio. Momentaneamente ho i cubetti di ghiaccio in faccia. Vado alla seconda passata, per ora me lo spalmo tutto e poi gli metto un pochettino di acqua, perché come vi dico sempre, la seconda passata la faccio più acquosa. Ciao Tommaso, per colpa tua ho fatto tardi. Che eravamo al telefono, è bello che tu me l'hai detto. Ma tu, Mon, devo andare in diretta. Allora, l'Arkansas, io ti posso dire una cosa, io adoro l'Arkansas come pietra. Se sai sfruttare bene l'Arkansas, la Translucent, ad olio, con il procedimento di inizializzazione che mi sono fatto spiegare, perché non lo sapevo. L'Arkansas regala dei bei fili, però ho scoperto, visto che io sono un malato di microscopio, ragazzi, purtroppo chi ne sa di più di me mi odia perché uso il microscopio. Io, grazie al microscopio, riesco a capire come intervenire sul rasoio, se ci sono dentini o no. Mi sono accorto che se usi male l'Arkansas va in sovraffilatura, quindi il filo si spezza. Quindi, come fai a occhio a capire se va in sovraffilatura? Io non ho questa sensibilità. Io oggi, grazie al microscopio, mi rendo conto quando sull'Arkansas mi devo fermare perché sono arrivato a fargli pigliare, diciamo, al bevel il tagliente che ti dà l'Arkansas. Però, per i soldi che costa un Arkansas originale, non quelli di 80 euro su eBay che non servono a nulla, ragazzi, l'Arkansas originale è un altro mondo. C'è il sito quell'americano che vende l'Arkansas e gli dovete lasciare 250 euro per un'Arkansas seria. Nel momento in cui, ciao Vincenzino, nel momento in cui usate l'Arkansas come Dio comanda ad olio e riuscite a dargli il filo giusto senza andare sovraffilatura, vi regalerà una bella barba. Però non vi nascondo che sulla mia pelle, visto che faccio la barba tutte le sere con voi, essendo che il rasoio a mano libera diventa quasi un bisturi, sulla mia pelle io sono al limite col mano libera. Io ho bisogno della dolcezza che ti dà la giapponese, che ha un ottimo tagliente e nello stesso tempo riesce a darti la dolcezza, che è la cosa più importante che ti regala quelle sbarbate tutte le sere a pelo, come faccio la barba io, senza irritarmi e ho la pelle sempre liscia. Oltretutto, la barba fatta a pelo si rigenera. E le bollicine sono solo ed esclusivamente un brutto ricordo. Anzi, la mia pelle ringrazia. Ragazzi, me la sto godendo perché il pennello lavora alla grande. E mi sento quell'effetto fresco in faccia. Ciao Vincenzo! Io ho scoperto che il grande maestro Livi finisce i suoi rasoi sulla Translucent. Sì, qualche video l'ha fatto. Però calcola che la maggior parte dei casi il maestro, ricordati, sono dei passaggi che ha fatto vedere tempo fa che affilava sulla Translucent, ma il grifo, i rasoi del Mastro Livi, del Mastro, vengono bevel sulla 3000 che usa il maestro e poi dopo passati sulla coranella o sulla pasta. Stop, questa è l'affilatura che segue il Mastro. Nel momento in cui il rasoio ha bisogno di un'affilatura straordinaria, cioè che ha un filo stanco che non taglia più, il rasoio va rimesso, stiamo parlando di grifo, ragazzi, rasoio Mastro Livi, va rimesso sulla 3000 perché
dargli una rinfrescata al bevere. Ciao Andrea. E poi dopo viene ripassato sulla tela. Ai tempi il maestro fece vedere, io l'ho visto questo video che usava l'Arkansas, però vi posso assicurare che ora non lo usa più. Ha continuato a portare avanti la sua teoria perché i suoi rasoi nascono per essere affilati e come si dice, manutenzionati sulla sua coramella, che fa tutto sui suoi rasoi. Quindi bevel sulla 3000 e poi dopo passati sulla coramella pasta verde. Stop. Tutto lì. Ovviamente ci può essere quello che vuole mettere il rasoio di Mastro Livi sulla pietra, lo potete pure fare, però ovviamente sappiate che i rasoi del maestro nascono per essere affilati e rinfrescati sulla coramella. Infatti il maestro quando vi vende un rasoio vi vende pure la coramella, o perlomeno vi induce alla coramella, perché il tutto deve funzionare nel pacchetto studiato da una persona che ha 40 anni che fa sto mestiere e non è l'ultimo arrivato. Perché, voi lo sapete, ho provato moltissimi rasoi della sua collezione privata e credetemi, tagliano da fare paura. Quindi, il maestro non usa il nastro, non esiste. Che goduria, ragazzi, il re del salone. Quella! Grazie per il re. Ci divertiamo. Nei rasoi del Mastro Livi non va il nastro. O tecnicamente, meglio dire, ragazzi, chi veramente sa affilare un rasoio dovrebbe affilarlo senza nastro. Noi la maggior parte delle volte mettiamo il nastro sul rasoio per compensare gli scompensi e gli squilibri di costa che ha un rasoio, ma se si piglia un rasoio che è perfettamente in quota, vi posso assicurare, l'ho fatta la prova, però la maggior parte dei rasoi hanno tutti bisogno del nastro o di una buona manualità che io non ho, si possono affilare senza nastro, ma ci vuole molta sensibilità, se no alzi il bevel tipo coltellaccio da macellaio e riesci a fargli il filo. Se i rasoi la maggior parte non sono in quota, hai bisogno del nastro, perché sennò il taglio se ne va a fanculo. Faccia completamente. Salvatore, carissimo, buonasera. Atrofizzata. Che crema da barba incredibile, ragazzi. Ghiaccio, ghiaccio puro. Scorrevolezza incredibile. Marletta, ragazzi, scusate se non vi saluto, ma stasera non siete indemoniati, veramente. Siete in tanti, non riesco a leggere i messaggi. Questa cosa mi fa tantissimo piacere. Le mani sono completamente atrofizzate in faccia, ragazzi. C'è la differenza dagli americani che non hanno le regole che abbiamo noi per quanto fare. Peppino, ma il pizzetto come l'accorci? Con le forbici o con la macchinetta? La verità dal barbiere, perché sono talmente scarso a sistemarmi il pizzetto che io me lo sminchio e devo ricominciare tutto da capo e ci vogliono 5 mesi per farlo crescere. Quindi me ne vado dal barbiere. Vi dico la verità, ragazzi. Mi faccio dare l'accentrata perché io non sono in grado, perché mi sembra perfetto, poi mi guardo allo specchio dall'altra parte e me lo vedo così, impazzisco.
non è cosa mia. Ognuno, già che mi faccio la barba, sono un signore. Che mi devo mettere la macchinetta o le forbici in mano. Nine! Non si può. Nine! Mi sciacquo, acqua fredda, ragazzi, su questa faccia che è ghiacciata, saranno cubetti. Paro. Allora, c'è una concentrazione di cristalli di ghiaccio, credetemi che è incredibile. Cioè, io penso che qua loro hanno battuto tutte le regole di norma che si può mettere, la percentuale che si può mettere, perché è incredibile. Cioè, mi potrei tagliare così, però non sento niente. Ghiacciato, ragazzi, l'acqua mi faceva pure sensazione di dolore. Incredibile. Potente. Mi asciugo l'upizzo. La statura perfetta, senza un graffiettino. E ricordatevi che la barba, quando è cresciuta da 2 giorni, è il momento più cornuto per farsi la barba, perché è uscita e non è uscita. Quindi, se non hai un rasoio perfettamente affilato, ti falci e ti irridi e ti sgrani alla grande. Quindi, questo è anche dimostrazione che i rasoi sono affilati in maniera decente. Grande soddisfazione mia. Che piano piano, con tanto impegno e guardando video per ore e ore e ore e ore, e mettendo in pratica tutto quello che sapevo, sono arrivato a un buon step che mi permette di farmi la barba tutti i giorni. È arrivato il momento dell'after. Buonasera Giuseppe, ho appena provato il Puma con i prodotti che tu odi, acqua di Parma. Non è che li odio, non sono proporzionali a quanto costano. Ci sono prodotti che costano, ma ne vale la pena. Acqua di Parma non mi fa impazzire più di tanto perché li trovo troppo, troppo, troppo cari per quello che c'è di dentro. Visto che un margine di paragone ce l'ho. No, risultato quasi positivo. A parte un piccolo taglietto, ottimo. Vuol dire che, però, già calcolando che tu magari venivi da una crema commerciale, ti sei messo ovviamente un'acqua di Parma che ha una buona base saponificante, già vedi la differenza perché il rasoio scorre sulla faccia, la crema da barba ti ha fatto un buon microfilm e ti evita quelle irritazioni che magari ti facevi se ti mettevi la bomboletta. Ciao Leo, buonanotte. Vado di after. Mirsol. Questa è la K, questa qua K, come vi dicevo l'altra sera che vi ho fatto la descrizione dei Mirsul, questa è quella che sa di profumazione di Brooklyn, quella verde, proprio il classico menta, la mentaccia. Lei è, e me la godo. Ragazzi, vi posso assicurare che come alcolicità questa qua è veramente forte. Però con tutto che è forte, la sento solo per le vaporizzazioni negli occhi, ma nella faccia non brucio per niente, perché vuol dire che la rasatura è stata talmente dolce che ha tagliato oltretutto solo il pelo, e quindi non ha toccato l'epidermide, non ha toccato la pelle, non l'ho sgranata, che non la sento in faccia. Sento la frescura, sento l'effetto mentolo negli occhi, che mi dà forza, mi fa venire la lacrima, ma non sento il bruciore. Se usavo questo, ragazzi, e mettevo un after del genere, ah, che bruciore nel culo incredibile, ragazzi. Ho fatto danni. Ho fatto danni. Più pregiato a livello di prodotto, un tallo. Allora, non è questione, ragazzi, di più pregiati. Per farvi capire, io sulla mia pelle, ho un posto rasatura migliore con i prodotti tallovati. Oppure questi di ultima generazione che sono praticamente a tripla, diciamo, a tripla composizione vegana, che sono molto grassosi. Allora sulla mia pelle ho una bella sensazione post rasatura, perché la scorrevolezza al taglio, ragazzi, pure con questo qua, col mantovani, ci facciamo la barba. Il problema è nel post rasatura, dove tu vedi la differenza di un prodotto. Io con i prodotti tallovati, tipo con quello che ho usato questa sera, ragazzi,
Non lo so se è tallowato o no, però è la particolarità dei prodotti americani, ragazzi. Ho una scorrevolezza sulla faccia della lama e un po' strasatura che è velluto, cosa che se piglio un altro prodotto non ho. Quindi io me ne vado sulla tipologia dell'effetto benefico che sento sulla mia pelle. Ci siamo? È così. Eccezionale. Ragazzi, la barba così è poesia. Il mio è in arrivo, il Floyd Blue è perfetto. L'hai presi da Michele, sicuramente, grande. Non sono. Allora, noi italiani non abbiamo niente da imparare per quanto concerne la saponificazione. L'unica cosa che gli americani sanno fare, perché per le loro leggi lo possono fare, è che se da noi in una crema da barba ci va il 5% di aroma, di profumo, loro gli mettono il 40% perché non hanno né regole né regno né confine né niente. Io che adoro le profumazioni, che quando mi metto una crema da barba è come se devo avere l'after in faccia, devo sentire la profumazione forte, io li prediligo. Ma ti posso assicurare che noi in Italia abbiamo Bignoli, abbiamo Nuvadia, abbiamo Dorato Ciniello, che sono prodotti, abbiamo il fotonico di Anna Maria, cioè il mio sapone, che sono prodotti top, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Solo ci sono tipologie di saponi che sulla mia pelle, personalmente, ti parlo io personalmente, prediligo per il post-rasatura e mi danno quella completezza perché hanno quell'impatto olfattivo che a me mi fa impazzire. Quando mi metto un sapone di qualsiasi altra marca che ha quella profumazione un po' blandina, onestamente, la sento quelle quattro spennellate, a un certo punto non la sento più, allora tanto vale che mi compro un sapone neutro. Invece io voglio avere quella soddisfazione, prima olfattiva, che mentre che mi insapono e tutto il tempo che mi insapono sento quella profumazione bella, persistente, e poi la completo col suo after dedicato. Per me, ragazzi, così è poesia. Se io mi devo fare la barba e poi mi devo andare a cercare l'after, mi noia. Comunque questa è malattia nel cervello mio, attenzione, eh. Io questa sensazione di post-rasatura molto particolare, il primo amore, è stato con i saponi americani, perché li fanno molto ma molto grassi, usano il tallow, usano il triplo vegetale già da un bel po' di tempo, che in faccia ti danno quella grassezza. Io che soffro di pelle secca, arida, automaticamente io li prediligo. Ieri lavanda Bignoli, incredibile profumo, bravissimo, è buonissimo. E se tu, vabbè, la lavanda a me non mi fa impazzire, ma io allora uso questa qua, lavanda balsamica, sicuramente tu hai avuto questa qua, che ha la stessa profumazione del mirsolo, dell'acqua balsamica, ci assomiglia molto. Perché a me la lavanda non piace, ma non piace la lavanda che sa di ammorbidiente dei vestiti. La lavanda, quella fina, delicata, mi fa piacere. Questo è fantastico. E se provi sempre del Bignoli, Mori e Muschio, vai fuori di testa. Questi sono i saponi vegani che sulla mia pelle rendono alla grande perché sono strepitosi. Con tutto che all'inizio con un sapone di questo qua avevo avuto problemi proprio con questo qua. Però, problema risolto alla grande, perché le persone che le fanno sono persone serie, quindi a posto. After messo, faccia liscia, solo a pelo, e non aggiungo altro. Onestamente, come vi dico sempre, la differenza tra una barba fatta a pelo e una barba fatta a pelo e contropelo sul mio viso è 4 ore di differenza, e io per 4 ore la faccia non me la sgrano. Quindi per me il contropelo, ve lo dirò fino alla morte, ragazzi, non esiste. Coramella, vado a scoramellare il rasoio, ragazzi, ricordatevi sempre, quando usate in mano libera, di scoramellarlo sempre alla finita della rasatura. Pezza che ho rubato alla moglie, famosissima pezza sgracchio, gli facciamo la pubblicità, non so manco che cazzo è. Peperotte, stammi bene, grazie. Li conosci? Dea Shave. Mi pare che qualcuno ce l'ho buttato da qualche parte. Ragazzi, ho tanti di quei prodotti da recensire che voi non avete idea. Ora stasera mi sono arrivati questi qua, il regalo del nostro amico. E onestamente l'ho voluto omaggiare anche perché avevo la scimmia di provare questo profumo, questa crema da barba ultra ghiacciata della Stirling. Visto che già qualche Stirling ce l'ho e conosco, diciamo, la meccanicità del prodotto,
ero curioso di provare una meccanicità super mega mentolata all'americana. Infatti, ragazzi, ho la pelle completamente addormentata, ma l'effetto è così bello da avere la faccia super ghiacciata. Tanta roba, tanta tanta roba. Scoramello, rasoio. Importantissimo, ragazzi, per levare l'umidità nel tagliente del rasoio. Cosa da non dimenticare, questa è la manutenzione che vuole un rasoio a mano libera. Importantissimo, ragazzi, appena che gli lasciate l'acqua si rovina e non va più bene. Vi rovina tutto il tempo ad affilare che ci avete passato. Perfetto. Asciugo. Mi raccomando, non toccate mai il filo. Soffiatina, Luca Bob, ciao. Pagare il Puma 189 euro li vale tutti. Sarà possibile trovare di meglio? Oh, hai voglia? Farti un Mastro Olivo e poi me lo dici. O fatti un buon vintage tipo, che ne so, un filarmonica e poi mi dici se non trovi di meglio. Allora, ragazzi, io dico una cosa: l'altra sera si parlava proprio di questo qua. È giusto che le persone che si avvicinano al mano libera abbiano le giuste informazioni. Quello che dicevo l'altra sera, che si parlava anche con Michele, è il fatto, giustamente dice, ma se una persona si vuole avvicinare al mano libera, che cosa si deve comprare? Per forza un vintage? No, può comprare anche un rasoio di ultima generazione. Ovviamente non sono rasoi forgiati, battuti a martello, ma sono rasoi industriali che vengono tagliati con la CNC, o diciamo sì, con la CNC vengono tagliati e poi vengono assemblati ed affilati. Ma non sono perfettamente affilati per come deve tagliare un mano libera. Ora, siccome questo mondo, diciamo, sta esplodendo da un paio di anni a questa parte, è giusto che da noi utenti consumatori ci siano quelle micro lamentele che portino le aziende che ora si sta facendo riscoprire il rasoio a mano libera, ciao Marghe, di portare i rasoi a mano libera usciti da fabbrica veramente pronti al taglio, all'uso, perché la maggior parte dei rasoi che io ho provato, comprati nuovi, NOS, non tagliano un cazzo o non tagliano per come devono tagliare il rasoio a mano libera. Quindi deve essere una lamentela nostra, tra parentesi lamentela, che a sua volta lo deve fare il negoziante che compra il rasoio a mano libera alla grande azienda, dicendo tu devi affilare i rasoi nuovi come Dio comanda, perché non è giusto che chi si compra un rasoio nuovo, NOS di pacca, non tagli per come deve tagliare. Questo è il mio modesto pensiero. E ragazzi, marche nuove ne ho provate e non tagliavano i rasoi, tagliuzzavano. Completamente lontani dal vero taglio del mano libera. Allora, io a un neofita, mi conviene consigliargli un vintage, magari da uno dei mercatini che bene o male giriamo sempre le stesse persone a 60 euro, affilato come Dio comanda. Lo provi, se ti piace, ti piace, non ti piace, hai rovinato 60 euro. Non mi sta bene che ti vai a comprare un rasoietto 70 euro, 80 euro nuovo per avere il rasoio nuovo e quel coso non taglia per come deve tagliare, perché escono di fabbrica così, con un taglio modesto che è, credetemi, lontano dal vero taglio di un rasoio a mano, tranne che lo comprate da un maker. Allora, il maker, praticamente, i negozi seri li affilano. I negozi seri li affilano, ma noi qua in Sicilia negozi che affilano i rasoi non ne abbiamo. Quindi, se io mi vado a comprare un rasoio qua in Sicilia, Shave Ready, per come lo intendono loro, ti posso assicurare che il rasoio, se non lo metti su pietra, ti fai la barba, in certi punti ti lasci la barba. 100%, ragazzi, lo posso fare 50 volte tutte le volte che volete in diretta. Dimostrazione quando volete. Anche perché mi è successo di affilare rasoi nuovi, quindi non dico cacate. Sono così. Ma ti ripeto, non è colpa del commerciante che compra il rasoio. È importante che, visto che questo mondo si sta ampliando sempre più, che la richiesta di chi compra, di commerciante, all'azienda dica: amico bello, sto mondo si sta svegliando, ma tu ora i rasoi me li devi far uscire come Dio comanda. Quindi un ragazzo che si compra magari un rasoio di 90 euro, Shave Ready per come ne intendono loro, si compra solo una coramella di chiunque, possa rinfrescare il filo e farsi una dignitosa barba. Non puoi mettere in condizione un ragazzo che spende 100 euro di rasoio, che se lo mette in faccia e non taglia nulla quel rasoio. Non è giusto, non è giusto. Ma ci arriveremo, ragazzi.
I negozi seri riaffilano, non dico scevere. Ah, ok. Purtroppo questo è il problema. I negozi che si stanno, diciamo, inizializzando a questo mondo, stanno incominciando ad organizzarsi, ad affilare rasoi, tipo come Francesco Marrapodi, già in grado di avere un rasoio ed affilartelo. Salgenovese ha pure il negozietto, se l'è fatto, ma lui è in grado ora di affilarti i rasoi. Quindi, se ti dà vende un rasoio nuovo, che possa essere un Puma, un qualsiasi altro rasoio, lui te lo affila. Ma perché il livello si sta alzando? Ma fino a 2 anni fa, vi posso assicurare che tutti i rasoi che vengono venduti non tagliano un cazzo. Ragazzi, ve lo posso assicurare 100%. Non me ne voglia nessuno, ma dico solo la verità come ho sempre fatto. Quindi, ora sta cosa, siccome non è giusta, perché chi è commerciante e compra un rasoio, giustamente non avendo tanta esperienza di questo mondo, non sa che quel rasoio non taglia per come deve tagliare appena comprato. E demoralizza nello stesso tempo il cliente che ha comprato il rasoio, perché non sa veramente un rasoio a mano libera come deve tagliare. Fatta. Non è che il tuo acquisto non è stato incauto, io ti posso assicurare al 100%, che il tuo rasoio non taglia per come deve tagliare un rasoio a mano libera. Quando tu provi quel rasoio che viene messo sulla pietra al 100%, quindi ravvivato, sicuramente ti fai la barba tu, quindi già taglia, il bevel è creato, ma nel momento in cui viene addolcito su una pietra giapponese, ma anche su una belga gialla, e viene scoramellato a dovere, ti posso assicurare che il tuo rasoio cambierà da così a così. Un rasoio uscito dall'azienda non taglia per come deve tagliare, tranne che qualche eccezione che io non ho mai trovato, ragazzi. Ma ti ripeto, deve essere una richiesta che devono fare i commercianti alle grandi aziende, a dire: ragazzi, questo mondo si è svegliato, anche il Puma, guarda, io le ho provate, ti posso assicurare, ti posso fare il nome di tutte le marche, ragazzi, più tardi vi faccio il post di tutti i rasoi nuovi di stecca che ho avuto, li metti sul braccio, il pelo lo tagliano a stento, hanno bisogno di una bella ravvivata, che non basta la coramella buona, ci vuole una ravvivata su pietra, perché sono, diciamo, delle affilature, diciamo, industriali, lontane da una vera affilatura di come deve essere il mano libera. Ma non è che ci vuole anni luce per riavvivare il filo, basta pure un'ardesia nera. Ma non puoi mettere una persona che compra 150 euro di rasoio, che si compra il rasoietto, e se non ha qualcuno che ti ravviva il filo, tu non lo puoi usare perché ti lascia il pelo in faccia. Io ti saluto, cuginetto Demetrio, e un bacio a tutti il Lido President, che è un Lido, ragazzi, strepitoso. È un paradiso per l'uomo. Infatti, col passaggio che ho preso la capa, almeno so che taglia, poi vediamo. Comunque, ci arriveremo, ragazzi, perché il mondo dei tonsori sta crescendo in maniera esponenziale. Quindi, prima non c'era tanta richiesta, quindi magari questi rasoi venivano prodotti per una clientela, diciamo, più di nicchia, perché prima che esistesse questa gran scimmia di questo mondo, magari chi lo comprava già era in grado di affilarselo, perché veniva da lontano, di altri rasoi da lasciati dal nonno, dal papà, persone che si sono sempre sbarbate col mano libera. Nel momento in cui invece ora questo mondo si sta ampliando e tantissimi, diciamo, novizi si stanno avvicinando al mano libera, ovviamente sono sicuro che le grandi aziende produttrici si metteranno in, diciamo, sì. Come si può dire? Non mi viene la parola. Si metteranno, diciamo, in condizioni di poter affilare o perlomeno far uscire un rasoio dall'azienda perfettamente tagliente per come deve tagliare un rasoio. Così da non fare brutta figura. Ciao Marcuccio, Peppa hai ragione, io stavo prendendo un bacio a me. No, ma il bacio a me subito taglia, ragazzi. No, 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 no. Il baciami subito, ragazzi, che io sappia è un rasoio fatto custom da ragazzi, affilato da persone che lo sanno affilare, e diciamo è un custom, ragazzi, il baciami subito taglia. Qua noi stiamo parlando di Puma, di Bowler, di Issar, tutte queste marche che ci sono ora di nuova generazione che non tagliano un cazzo. Beatrice Pulvirenti, ciao Beatrice, un bacio. Ciao Claudio. Sono rasoi, ragazzi, vi ripeto, con un'affilatura standard di fabbrica, hanno bisogno di una ravvivata. Ma vi posso assicurare che col tempo questa azienda, visto ora che la richiesta è aumentata, bravissima, equipararsi. La parola giusta è equipararsi, sì. Ti
a rendere questi rasoi pronti veramente all'uso. Quindi un ragazzo che si avvicina a questo mondo deve comprarsi solo una coramella. Fino a quando non si stanca il filo, e poi col tempo, quando capirà, guardando i video, guardando quelli miei, quello degli altri, si renderà conto che ha bisogno pure di una pietra per ravvivare il filo. Ma è giusto dirlo, che i rasoi, questi di ultima generazione, usciti dalla busta, non tagliano un cazzo. Solo questo. Quindi io per certe volte, quando voi mi chiedete nel gruppo, ma io dove me lo devo comprare? Che rasoi mi consigli? Ti dico sempre, vattene sul mercatino, perché quelle quattro persone che vendono i rasoi sono persone che hanno i rasoi, si fanno passare la scimmia e se lo vendono, ma sono persone che già affilano da anni, sanno affilare rasoi. Spendi 50-60 euro, ma ti rendi conto? Preso sia il dovo che boh e fatti affilare da subito. Ma lo vedi? È quello che, allora venite incontro a quello che dico, perché minchiate, non ho detto mai. Un rasoio che tu lo compri nuovo lo devi fare affilare. Perché? Devono essere i negozianti a fare i reclami, reclami tra parentesi, a dare le dritte alle aziende produttrici a far uscire il rasoio veramente tagliente, shred ready dall'azienda. Perché non è giusto che io spendo 100 euro e il rasoio lo devo andare a mettere su pietra. Io lo voglio, se lo compro nuovo deve essere uscito di fabbrica, già tagliente. Perché io prenderei l'ingegnere di queste fabbriche, fatti la barba, me lo fai vedere come ti fa la barba. Così, tanto per... Quindi è giusto, secondo me, è doveroso pilotare le persone che mi chiedono un consiglio mio sui mercatini, che spendono 50-60 euro di un rasoio già affilato e si fanno veramente un'idea del rasoio a mano libera. Poi, se ti piace il tutto t'acchiappa, ti fai una bella cultura come ho fatto io e hanno fatto tanti altri, di video, tutorial, eccetera, eccetera, ti rendi conto che pietra ti serve per affilare. Per fortuna il negoziante era capace, per fortuna. Ci stiamo attrezzando pure in Sicilia, non ti preoccupare, non ci manca niente. Piano piano, ragazzi, vi posso assicurare, come si dice, si ramificherà il tutto. Quindi al momento non esiste un'attività che si dedica alla cura del manolibro. Certo che dopo aver speso dei soldi, diciamo che non è una cosa se... Salvatò, io ho una mia idea. Questo mondo si sta risvegliando da 2 o 3 anni. Chi 2 anni fa comprava un rasoio a mano libera, sicuramente chi ce l'aveva nei negozi ce l'aveva messo con tanto di polvere, perché questi rasoi erano sconosciuti, scordati. Chi lo comprava già ti posso assicurare che era in grado di affilarselo perché era un ex barbiere, quindi il problema non si pone. Ma ora che questo mondo è esploso, giustamente la produzione è aumentata, infatti sono usciti tantissimi modelli nuovi di rasoi a mano libera, ma sono ben lontani da come tagliano i rasoi veri a mano libera affilati come Dio comanda. Quindi ora sta ai negozianti, che prima di fare l'ordine alle aziende, di fare un post-it dicendo: amico bello, i tempi che tu me lo lasci taglia o non taglia è finita, ora io se li compro devono essere super taglienti da professionista al quale tu sei, se no non lo compro. Stop. Allora, che io sappia, ragazzi, gli arrotini non possono affilare mano libera, perché qua ce n'era uno che affilava in Sicilia a rotino, ragazzi, non so quanto rasoio ha rovinato. Quindi sono due mondi completamente diversi, ragazzi. Il rasoio a mano libera non è un rasoio che va affilato sulla pietra dell'arrotino, perché è morto il rasoio a mano libera. È un'altra dimensione, è un qualcosa di molto più fine, di molto più preciso. Ma quello che mi interessa a me, ragazzi, visto che è nato il discorso, è di essere coerenti e dire le cose sempre come stanno. Non ne voglio né con i negozianti, c'ho Michele Lapi in diretta, c'ho Salgenovese, tutti i negozianti, ragazzi, ma le persone devono sapere che un rasoio comprato nuovo non taglia un cazzo, o perlomeno taglia veramente poco e non giusto per come deve tagliare un rasoio a mano libera. Ora sta a voi, visto che questo mondo è esploso, all'azienda dire: amico bello, ora mi devi mandare rasoi che tagliano come Dio comanda, perché io da negoziante vendo il rasoio shave ready a tutti gli effetti e giustamente gli abbini la coramella, perché chi compra un rasoio a mano libera deve avere la coramella, ragazzi, non si scappa. Senza coramella non ve lo comprate. E non gli posso dire che devi comprare la sua, devi comprare pure la pietra, e quello non sa manco come cazzo funziona una pietra da affilare. Ciao Valerio! Ragazzi, sicuramente vi ho annoiato in una maniera incredibile, ma visto che casualmente è uscito il discorso, era giusto, visto che l'avevamo fatto tempo fa, magari non approfondito come ora, ma era giusto che ve lo dicevo. Cioè, questo è un mio parere, ma ve lo posso assicurare con cognizione di causa, che l'ho vissuto sulla mia pelle, rasoi nuovi che li ho affilati.
Perché non tagliavano un cazzo. E Marche ne ha avute sotto le mani due o tre. Quindi è giusto dire le cose come stanno. Io con questo qua vi faccio il punto della situazione, ma voi mi state confermando lo stesso, che avete avuto lo stesso problema mio, che è la verità, visto che vi state avvicinando in tanti al mano libera, e quindi non dico stronzate. Facciamo il punto della situazione di quello che abbiamo usato. Se no diventiamo troppo lunghi. Quindi, momentaneamente, il mio consiglio è che i negozi innanzitutto si attrezzino a chi vende mano libera di affilare e di saper affilare. Cosa importantissima per dare un servizio completo a chi compra, tanto per cominciare. Importantissimo. Noi che annoiare sono utili discorsi. Io lo spero che siano utili discorsi per voi. A me spiace certe volte perché giustamente chi è negoziante dice minchia, però bisogna dirlo, perché sennò demoralizzi chi veramente si avvicina. Appena che torni te ne do un paio da affilare, non ti preoccupare, già un paio te l'ho affilato e ti continuo a affilare da solo, non ci sono, lo sai che sei vita mia, non ci sono problemi. Tornando al discorso, a Michele, rasoi venduti sono stati venduti di pacca nel suo negozio, li ho affilati prima di consegnarli al cliente perché Shave Ready non tagliavano per come dovevano tagliare. Ho detto meglio, non tagliavano una minchia, ho detto bello papele papele. Allora, ma sulla qualità dell'acciaio è discutibile, è comunque anche buono quello di ultima costruzione, vecchia forgiatura. Allora, io sono convinto di una cosa, che tutto dipenda, non proprio ragazzi. Mi sa che sono tanti, però a disposizione, Michele, tu lo sai che io sono sempre a disposizione per gli amici, sono sempre a disposizione. Io vi dico una cosa, sono convinto di una cosa, ragazzi, poi magari posso sbagliare, questa è un'idea mia non specifica o studiata perché non sono all'altezza. Siamo nel 2019 e secondo me la metallurgica, o perlomeno la composizione molecolare dei rasoi dell'acciaio, sono convinto che nel 2019 è molto meglio del rasoio del 2000 e nel 1930 come acciaio, con le tecnologie, gli acciai, gli studi che si sono fatti. L'unica cosa che manca, secondo me, sui rasoi di ultima generazione è che le aziende si mettono in condizione veramente di far uscire il rasoio affilato per come Dio comanda. Per me è solo questo qua, perché ho avuto modo di affilare rasoi di ultima generazione, ragazzi. Tagliano benissimo. Tagliano benissimo. Il vintage magari è il taglio più dolce, ma io sfido che ti bende e tu mi dici che quello è un taglio vintage, quello è un taglio, ragazzi, è trovarci il pelo nell'uovo. L'unica cosa che è importante è che il rasoio comprato tagli, ed è giusto che il negoziante, nel momento in cui ti vende un rasoio nuovo di stecca, il rasoio tagli, ed è doveroso che il negoziante ti venda la coramella. Perché non puoi dire no, mi compro solo il rasoio, perché ti fai una barba, se non scoramella il rasoio, la seconda barba non taglia più. Solo questo. Ciao Andrea! Quando finisci ti manco un pacco dei miei, ragazzi. Allora vi dico una cosa: stamattina sono arrivati 36 rasoi. 36. E ne ho altri due di che stanno arrivando di non mi ricordo il nome. Di, ricordatemi, ragazzi, siete tutti in diretta. Ce n'ho due che stanno arrivando di, mi ricordo, di Giuseppe. Un altro di Luigi, non mi ricordo, di Domenico forse. Comunque siete un bel po'. Io nel mio piccolo, ragazzi, cercherò di affilarveli tutti. Ve li affilo sempre come vi dico sempre quando ci sentiamo per telefono, per come mi faccio la barba io, che me la faccio tutte le sere. E ringraziando a Dio, momentaneamente brutta figura non ne ho fatte mai. I tuoi, di Giuseppe, Peppino, ce n'è un altro, non mi ricordo quale. Quindi Peppe domanda, ma Sal tagliava il suo? Non l'ho capito, Marghi. A Peppe domanda, a Sal tagliava il suo? Sicuramente il rasoio, ma quale rasoio? Di che cosa stai parlando? Non ti seguo, Daniele. Cable 60, carissimo. Pennellino asciugato, ragazzi, fa odore di mentolo, incredibile. Nel frattempo che mi risponde il De Fazio,
io vi faccio vedere cosa ho usato questa sera. Allora, ragazzuoli, sono veramente contento perché ho provato un prodottino che mi è sempre piaciuto e manca a farlo apposta. Comunque, anche la caramella del negozio non può essere come quella di certe artigiane, ovviamente. Per prendere il pacchetto completo a volte si sbaglia. Allora, ci sono tantissime persone, Alessandro, il nuovo grifo, che io sappia taglia strepitosamente. Infatti Sal ha detto, l'avessi saputo prima me lo sarei comprato molto prima, a quanto ne so io. Non l'ho sentito Sal, ragazzi, sono stato un po' incasinato. Una cosa che voglio dirti, allora, dovete capire anche una cosa, che nel momento in cui avete un rasoio a mano libera, parlo per la mia esperienza, non voglio insegnare niente a nessuno, se un rasoio viene affilato, in questo caso da me, e vi comprate, ragazzi, la coramella su Amazon di 3,50€, tutto il lavoro fatto su pietra a 5 passate è completamente rovinato. Il rasoio a mano libera, purtroppo, e dico purtroppo, è stupendamente bello sulla barba o sulla pelle perché è l'università della rasatura, però ha bisogno dei suoi accorgimenti. Un rasoio a mano libera ha bisogno di avere una coramella come Dio comanda. Allora, se mi dici che domani va bene, compro il camisori. Camisori alla Mettat, quello della Kai, oppure camisori, quello giapponese a tutti gli effetti. Perché se compri il camisori poi hai bisogno della pietra, hai bisogno della coramella. Il camisori va affilato in un determinato modo, quindi informati se il camisori, quello là che taglia da un lato solo. Ragazzi, è tutto un mondo particolare, quindi un consiglio che posso darvi nel momento in cui vi avvicinate al mano libera. La coramella è importante, potete prendere anche una buona coramella di Piero Fiore. E artigiani che le fanno, ci sono. Ma se comprate una bella coramella, che vi posso dire, mi pare quella della Zenith o della Dovo o della Solinger, sono ottime coramelle. Un consiglio che posso darvi, non compratevi le coramelle quelle strette, ma compratele una larghezza che potete passare tutta la lama, se no mezza lama vi rimane fuori e voi, ancora che siete neofite, a fare i passaggi a X vi viene difficile e stondate il filo. Quindi consiglio che posso darvi, compratevi una coramella larga per quanto la lama, in modo così che nelle passate, diciamo, siano prese, o perlomeno sia presa tutta la lama. Seconda cosa, giapponese, se ti pigli il camisore giapponese avrai belle soddisfazioni, perché ne ho avuto uno che onestamente taglia da un lato solo, ti avverto, quindi per quando tu sei da questa parte ok, ma così potevi mettere così, un pochettino cornutello, e per affilarlo devi sapere affilarlo, quindi ti consiglio di essere, diciamo, molto oculato se sei in grado di affilartelo e di capire perché va affilato tipo 3 volte da una parte, una volta da un'altra, ora non ricordo, perché l'ho affilato una volta sola, non ne ho esperienza sui camisori, avevo un taglio molto profondo e un taglio molto dolce, però è camurioso, detto alla siciliana, da affilare. Andiamo, ragazzi, se dobbiamo incominciare con il mano libera, su qualcosina di semplice, quindi ragazzi, coramella. Un consiglio che posso darvi da neofita, sulla mia esperienza, non a strappo, ma pigliatela a telaio, perché se la comprate a strappo e non siete bravi a tenerla tesa, quando fate le passate e la tenete magari molla involontariamente, stondate il filo, mentre a tavoloccia o a telaio, essendo che la pelle è perfettamente tirata, allineate il filo come Dio comanda. Questo consiglio personale mio, perché io non sono bravo a, diciamo, a scoramellare a strappo. Dove si trova la coramella larga quanto un rasoio? Ci sono i siti che le vendono. Ora ti metto, fatemi sta ragazzi queste domande sotto nelle dirette, che io poi vi rispondo. Vi mando i link dove comprarli. Ne abbiamo 4 artigiani, c'è Mastro Livi, c'è Simone Brigida. Avete voglia, ragazzi? A telaio ce n'è in Italia, c'è Piero Mirto, Coramella Italia, ottime coramelle. Ce l'abbiamo, ragazzi. Persone che proprio hanno studiato questo settore a tutti gli effetti e sono prodotti di nicchia. Visto che le grandi aziende fanno le coramelline quelle tante, che quando capiranno che non se le compra nessuno perché non servono un cazzo, si adegueranno a questo mondo. Ma vi ripeto, questo mondo sta esplodendo ora, quindi le migliorie si avranno nel tempo, ma dobbiamo essere noi a romperci le scatole, perché se ci stiamo zitti questi continueranno a farci le coramelline tante 50€, quando io con 50 euro mi compro una coramella artigianale tre volte migliore di quella e larga per quanto il rasoio. Piano piano, Roma non si è fatta tutta di una volta, quindi è giusto che ci siano i tempi, gli spazi tempi giusti, ragazzi, ma devono essere i nostri input con tantissima educazione
a far capire chi produce e soprattutto i negozianti che comprano, a indirizzarli in base alle nostre richieste a certe tipologie di prodotti che veramente funzionano. Solo questo. Quando tu vai dal negoziante, che magari poveretto non ne capisce un cazzo, gli dici: no, ma io l'ho visto su internet, voglio la coramella quella di 2 cm, quello mischino non ne sa un cazzo, magari non è tanto erudito in questo mondo, e va a comprare quelle. Quando il nostro livello si alza, e giustamente tu ci vai e dici: ma io voglio una coramella 7 cm che mi piglia tutta la larghezza, già tu lo indirizzi su un prodotto top. Grazie per gli ok. E ragazzi, dico la verità, o perlomeno dico la mia esperienza, perché ne ho fatte tante. Simone Brigida funziona, l'ho presa e funziona benissimo, ma ti ripeto, c'è pure Pietro Mirto, c'è pure Mastro Livi, ma ce n'è quanto ne vuoi tu. Fino a quando le grandi aziende industriali capiranno che le devono fare larghe. Passerà tempo. Ti ripeto sempre, per non essere logorroico, quando le aziende, queste grandi, le multinazionali, capiranno che i rasoi devono uscire veramente shave ready, sarà un altro discorso ancora. Ciao Gabriele Bruccoleri, grandissimo fotografo professionista. Ciao Uccio, ciao Leonardo De Filippo, ragazzi. Vi faccio il punto della situazione perché mi sono dilungato in una maniera, c'è qualcuno che si dà le martellate sulle palle, ne sono pienamente sicuro. Anche se mi avete detto che il discorso, diciamo, è... Caccomo, sei il numero uno, ti seguo sempre con piacere. Ti ringrazio per il numero uno, sarai sicuramente ubriaco. Ne sono pienamente convinto. Grazie, Taormina. Allora, ragazzi, abbiamo usato Stirling. Bomba ghiacciata, ragazzi. Bomba di ghiaccio. La profumazione di mentolo, una bomba in faccia. Ancora mi sento atrofizzato come prima, no, però ora mi sento caldo, l'effetto caldo. Finita, non abbiamo usato il pre-barba. Abbiamo messo il Mirsol rinfrescante. Buonasera, signor Marco. Che l'ho trovato un'accoppiata vincente, visto che l'effetto Coca-Cola mi vippi stasera. Minchia, allora sei lucido. Mirsol K, profumazione Brooklyn verde, quella scura, non quella verde chiara, proprio quella verde scura. Odoratevi la gomma e vi rendete conto. Ciao Peppe, hai perfettamente ragione, grazie per perfettamente ragione. Dico la mia esperienza, ragazzi, non dico l'esperienza degli altri perché voglio parlare delle cose. Dico quello che ho passato io sulle mie mani. Ed essendo che io sono qua a condividere con me, con voi la mia passione, è giusto che tutti gli intoppi di cammino che ho avuto sui rasoi a mano libera, è giusto che io ve lo dica a voi, a chi può servire, a chi è più bravo di me e già ha saltato questi step delle cagate che ho fatto. Però chi viene, diciamo, un pochettino indietro di me, se lo può trovare utile quello che vi ho detto, soprattutto i commercianti, è una cosa importante che imparino a comprare rasoi veramente shave ready, perché sennò diventa un casino. Poi allora il Mirsol ve l'ho fatto vedere, lo Stirling ve l'ho fatto vedere, è andato benissimo. Abbiamo rimodernato un pochettino perché sono arrivati i prodotti, ragazzi, incredibili che sono arrivati ora. La vedete questa marca qua? A quanto mi dice il mio amichetto: ciao Peppe, ogni tanto metti anche il Floyd. Ma non ti nascondo che ora un pochettino di Floyd me lo metto. Se mi dici così, questo qua praticamente è cioccolato e liquirizia, ragazzi, è da fuori di testa. E a quanto mi dice il mio amico che mi ha spedito oggi questi saponi, praticamente questa azienda non c'è più. Allora, non è, le marche sono ottime, gli acciai sono ottimi, solo che questi rasoi, ti ripeto Salvatore, non sono shave ready. Pensa se avessi fatto tutte queste prove con la moto, ma tu lo sai Valerio che queste prove le ho fatte e mi sono sempre distrutto. Cosa devo fare del Puma? Lo devi mandare a qualcuno che sa affilare, che sicuramente il Puma tua tagliuzza perché shave ready è nuovo, ha bisogno solo di una rinfrescata, perché ti ripeto, questi rasoi, con tutto che si dicono che sono shave ready, non sono shave ready. E stiamo parlando di un Puma. Quindi consiglio, bandolo a qualcuno, spediscimelo a me, nella rete ce ne sono anche bravi affilatori, lo mandi, te lo fai affilare, la maggior parte di noi lo affiliamo gratuitamente, quindi problemi non ce n'è. Amen. E te lo fai tornare bello perfetto, ti fai una bella coramellina seria e
e il rasoio per 20-30 barbe non ti dovrebbe abbandonare. Nello stesso tempo tu ti erudisci un pochettino con un po' di video su YouTube e cominci a capire una pietra magari semi-economica che ti può servire a tenerti il filo, non ti dico affilato bene come finitura su una giapponese, ma che ti permette di farti una signora barba magari spendendo 40 euro, tipo un'ardesia nera, una bella belga se la trovi. Pietre che non costano tanto, ma ti permettono di mantenerti il rasoio tagliente per farti una graziosa barba. La finitura sulla giapponese, diciamo che è l'Olimpo o il massimo. Mandola a Peppe, ottima affinatura, grazie. Io qualcuno l'ho affilato. Finora, ragazzi, non si è lamentato nessuno. Per me è motivo di orgoglio. Anzi, solo complimenti. Io vi ringrazio tanto. Ragazzi, io chiudo. Abbiamo fatto tardi, abbiamo parlato tanto. Se avete qualche consiglio o perlomeno qualche domanda da chiedermi, nel mio piccolo cercherò di rispondervi per quello che so. Per quello che non so, non mi improvviso e non ve lo dico, vi dico ragazzi, vi allargo le mani con il Signore, non lo so. Ci vediamo domani sera, perché ho voglia di provare un altro prodotto. Vediamo se domani, visto che si parte in vacanza, abbiamo location nuova. Vediamo cosa mi invento, perché mi devo portare ora tutto questo qua che tiene la telecamera in bordello. Qualcosa me lo invento, dai. Ragazzuoli, mi raccomando, fate i bravi, sbarbatevi bene. Il mio consiglio sui rasoi nuovi, NOS Shave Ready, ve l'ho data. Quindi, se avete voglia, perché c'è un rasoio nuovo che vi piace, compratevelo, ma mandatelo ad affilare. Non improvvisatevi a mettervelo in faccia, perché avete una delusione, non taglia niente. Mi raccomando, compratevi le coramelle, quelle buone. Non comprate coramelle su Amazon di 3 euro che non servono un cazzo. E prodotti di un certo livello, non comprate i prodottini commerciali, che poi quando provate un prodotto di un certo livello, praticamente, poi li tenete nell'armadietto fermi che non li usate più. Ragazzi, vi auguro la buonanotte, grazie dell'affetto, fino all'ultimo siete in tantissimi, io vi ringrazio. E che dirvi? Grazie. Abbiamo superato i 1000 iscritti su YouTube.